edizione dell'MTB Race, giustifico la mia presenza qui come, diciamo, come padovano, come amico dello sport, soprattutto con la consapevolezza che se prima o poi voglio prendere uno di corridore mai la bici meglio che me la compri, e quindi verrò a allenarmi qui con i colli sui colli con voi rapidissimamente, poi ne parleremo, faremo una battuta con ognuno, salutiamo tutti i presenti, almeno quelli che sono qui al tavolo, quindi il sindaco di Teolo Lino Ravazzolo, so che c'è anche il vice sindaco in sala, Medio Sanvino, dico bene, lo individuo, c'è, me lo conferma, è grosso, lei c'è una cosa, ma sembra tu il sindaco di Teolo, sotto, no, di Teolo, di una località, e tu dici, bravo, esattamente, c'è questa abbronzatura, vuol dire che i colli fanno bene, esatto. Salutiamo l'assessore provinciale allo sport Leandro Comacchio, il vicepresidente dell'ente Parco Colli Gianni Biasetto, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Eros Mannino, poi naturalmente per l'associazione Stones Bike e per la società Stones Bike Michele Bedin, ma parleremo anche con Riccardo Colò per quelli che sono i dettagli tecnici, poi per il centro Pari Padova, ascoltando. Quando non c'è Fagio, avete capito, ci mettono nello sport, mentre quando c'è lui anche qualche rotocalco lo riusciamo a conquistare. Lui è uno sportivo, so giusto che c'è anche, è anche presidente dell'associazione ciclisti Padova, quindi lo sportivo avrai un agente, un manager, chi è? L'Elemora, il tuo? Va bene, comunque è un piacere averla qui presente, almeno fino al momento della foto rimani qui cortesemente. Grazie. Allora, cominciamo con il dare la parola al sindaco di Teolo, padrone di casa, siamo pronti, sindaco, un saluto a tutti quanti. Il microfono lo cedo il suo, tra l'altro, l'altra è la mia, facciamo scambio, grazie. Grazie, grazie a tutti quanti voi di essere qui oggi, questa splendida giornata nel nostro territorio che noi amiamo e proprio per questo motivo e per il fatto che riteniamo che sia un territorio dalle caratteristiche ambientali sicuramente unico, tutte quelle manifestazioni sportive come questa di oggi, come tante altre che si svolgono durante l'anno, per noi non solo sono un biglietto da visita di quello che possiamo offrire, ma riteniamo che sia anche una delle modalità, dei modi per poterlo valorizzare, per poter farlo conoscere a tutti quanti voi, quindi agli sportivi e a chi viene da fuori, quindi un mezzo per fare promozione del nostro territorio e soprattutto anche un sistema per diciamo rendere sostenibile la fruibilità di questi splendidi colli. Quindi il mio in bocca al lupo naturalmente a tutti quanti voi, a chi parteciperà sia come sportivo, come competitore, e naturalmente devo fare i complimenti a tutti gli organizzatori e in particolar modo a chi insomma in queste settimane, in questi mesi sta dedicando perché questa manifestazione possa riuscire al meglio, e da parte della mia amministrazione naturalmente il massimo con il minimo purtroppo delle risorse che ci vengono date per far sì che questa possa essere una serie di eventi che rendano un buon ricordo a tutti quanti voi per le ore e le giornate che passerete nel nostro territorio. Quindi grazie ancora, in bocca al lupo e buon divertimento per le future tappe della Coppa. No, io mi trovo qui in vicerette oggi con l'assessore allo sport del Comune di Teolo e il vicepresidente dell'Ente Parco. Devo innanzitutto, andrò solo con i ringraziamenti perché siamo tanti, ringraziare questa persona che mi sta accanto alla mia destra, che è Riccardo Colò, che ha voluto quest'anno portare a Teolo la tappa di Coppa Colli, la seconda, perché una è domani, quindi noi siamo l'unico comune ad averne due. E questo è l'inizio del percorso della manifestazione del 20. Poi a questo si sono aggiunte le altre due prove, in particolare quella del campionato italiano dei Vigili del Fuoco che doveva disputarsi all'Aquila e che gioco forza per i problemi che tutti sappiamo hanno dovuto spostare, e hanno pensato bene, e qui ringrazio gli amici padovani del gruppo Vigili del Fuoco, gruppo sportivo, che hanno scelto la manifestazione della Stone Bike per abbinare questo campionato. Ecco, poi il terzo momento, quello che io ritengo anche più importante, ma non importante dal punto di vista agonistico, è la pedalata ecologica, la pedalata dell'Ente Parco, che si svolgerà sempre il 20 di pomeriggio. Qui ci siamo aggiunti come parco perché volevamo dare anche un senso, quello che diceva anche Moreno, ambientale alla manifestazione. Già la bicicletta è un mezzo non impattante, quindi è quello che vogliamo, i pattini sono anche un mezzo non impattante, citava prima l'assessore Comacchio, che questa zona sta diventando una zona molto attraente per quanto riguarda queste discipline. Ecco, ovviamente se ci proponessero una gara di
di motocross, diremo sicuramente di no, però questo, queste gare evidentemente ci interessano e ci interessano in modo particolare perché sono di promozione del territorio. Quindi io vi invito numerosi anche alla pedalata del pomeriggio, al di là degli atleti la mattina, alle 3 partiremo qui da piazza di Presseo e ci sarà appunto questo percorso all'interno del parco dove appunto si potrà ammirare il nostro verde, le nostre bellezze, i nostri monumenti. Permettetemi di anticipare un qualcosa, qui in sala c'è il presidente del Sviluppo Padovani, Davide Fagiò, che anche lui con questa notatura tunisina ci... Pure lui. Ci è naturale fa... o posticcia, ci dica? No, è naturale un po' posticcia. Ecco, ci sarà, speriamo, un grosso evento l'anno prossimo sui colli, non anticipiamo nulla di ciclismo e quindi questa sinergia va bene, speriamo che vada avanti così perché il nostro territorio merita davvero di essere venduto nel modo giusto e tu ci dai già una mano perché eri presente al Vinitaly con